Nei supermercati di mezzo mondo è facile imbattersi in prodotti che sembrano italiani, ma non lo sono affatto. È il fenomeno noto come Italian Sounding, che formula elegante. Ma io preferisco parlare di inganno, raggiro, fregatura a danno del Made in Italy. Di certo dispiace sapere che il 97% delle salse di pomodoro vendute negli USA non sono italiane, ma fingono di essere nel nome del packaging. E che dire del parmigiano reggiano? Non imitazioni che vanno dallo statunitense parmesan all'argentino reggianito? Eppure l'agroalimentare è il secondo settore produttivo in Italia e alla fine del 2021 si stima che raggiungerà la cifra record di 52 miliardi di euro di esportazioni, un dato mai registrato prima. Il dato potrebbe essere ancora più alto senza le insidie dell'Italian Sounding. Logico immaginare di sì. Secondo Coldiretti, i prodotti alimentari che sembrano italiani senza esserlo costituiscono un giro d'affari di 100 miliardi, pari, pensate, al doppio di tutto il nostro export agroalimentare. La Lega, in ogni sede, combatte una battaglia senza compromessi contro una concorrenza che si fa sempre più spietata e contro ogni forma di contraffazione. Vogliamo regole sempre più stringenti e chiare, a favore della tracciabilità dei prodotti e di un'informazione che sia corretta per i consumatori. Purtroppo ci sono forze, interessi, pressioni che vanno nella direzione opposta e minacciano le quote di mercato raggiunte dal Made in Italy. Pare di vivere un incubo, ma davvero l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare sta dando il via libera a tutta una serie di novel food. Altro termine elegante. Peccato che il cibo novello, per le nostre tavole che hanno in mente a Bruxelles, siano larve della farina, cavallette, bacchi da seta, grilli. L'autorizzazione al mercato alimentare degli insetti è l'ennesimo tassello ideologico che va a comporre la strategia nota come Farm to Fork, letteralmente dalla fattoria alla tavola. Lo scopo di questo piano decennale sarebbe bellissimo, addirittura, realizzare un sistema alimentare eco, sano e rispettoso dell'ambiente. Nobili intenti, come sempre, ma dopo l'ok alle larve della farina e cavallette, quantomeno dovrebbe cambiare nome, perché qua di farm, cioè di fattoria, se ne vede sempre meno. E in Italia, in quanto a prodotti sani e nutrienti, dal basso impatto ambientale, abbiamo già i legumi. Altra insidia viene dal Nutri-Score, l'etichetta a semaforo proposta in sede europea dalla Francia. Un sistema assurdo secondo il quale, per fare un esempio, un piatto di patatine fritte risulterebbe più salutare di un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Parlano di salute, di tutela dell'ambiente, di protezione del consumatore, ma quello che a molti paesi dà veramente fastidio è il primato mondiale dell'Italia nel settore agroalimentare. Del resto, in Francia, si è registrato lo storico sorpasso della nostra mozzarella sul camembert. E che la mozzarella sia italiana, e non quella venduta e pubblicizzata in Germania come zottarella. Quindi continuiamo a difendere la nostra tradizione a casa nostra e cerchiamo sempre di più di diffondere nel mondo i nostri prodotti originali. Quello del Made in Italy è un primato che non possiamo commettere l'errore di dare per scontato, in un mondo che cambia a grande velocità. Noi non abbiamo dubbi, a una cena a base di cavallette fritte con Barbera Bianco, prodotto in Romania, preferiremo sempre pappardella al pomodoro di San Marzano, tagliata di Chianina e un bicchiere di vero Chianti.